Una puntata davvero speciale di Polifemo Eventi, all'insegna della cultura, all'insegna della valorizzazione delle risorse del territorio. Una dimensione internazionale, quella del premio Satirion per l'archeologia. Siamo qui a Leporano, presso il Castello Muscettola, per un appuntamento che davvero fa parte della storia di Leporano. Un premio per l'archeologia, abbinata al mare, quindi alle varie ricerche e studi che appunto testimoniano questa simbiosi tra cultura, archeologia e mare. Ho al mio fianco la dottoressa Yolanda Lotta, già assessore alla cultura e allo spettacolo del comune di Leporano, questo evento che rientra nel cartellone appunto dell'estate leporanese, fu appunto previsto appunto già con l'amministrazione Damiano, di cui la dottoressa Lotta era assessore. Allora, un momento di orgoglio, un momento di crescita per il territorio, davvero eccellenze che danno lustro a Leporano, a Taranto. Questa sera si fa cultura con la C maiuscola. Sì, io vorrei fare un ringraziamento speciale alla Proloco di Leporano. Abbiamo lavorato per circa 4 mesi a questo progetto in videoconferenza, e prima che cadesse l'amministrazione, voglio dire, ci siamo anche nella programmazione dell'estate leporanese, avevamo messo come punta, diciamo, di massima cultura questa serata, che è un riconoscimento a tutti coloro che si impegnano nell'ambito dell'archeologia. Un ringraziamento lo vorrei fare anche al comitato scientifico che stasera è presente qui, e niente, con questa manifestazione si chiude il cartellone dell'estate leporanese, orgogliosissima di quello che si è portato avanti fino adesso. Un grande successo, con davvero una partecipazione al di là di ogni rosea aspettativa, e dobbiamo ovviamente anche considerare che ci sono state purtroppo le restrizioni imposte dal Covid. Tanti volevano partecipare ai vari eventi, ma ci sono purtroppo dei limiti. Speriamo che sia l'ultima estate così limitata e limitante. Abbiamo dato proprio questo segno di ripartenza, Leporano ha voluto dare un segno di ripartenza, e sempre con tutte le dovute cautele nel rispetto del Covid, e niente, che dire, siamo veramente orgogliosi, sono contenta di tutto quello che è stato portato avanti fino adesso. Dottoressa Barbara Davide. Questa scultura realizzata da Maurizio Muscettola, che tra poco vi dirò anche di che cosa si occupa, ecco il momento della consegna del premio Satirion 2021 alla professoressa Rita Aurienda. Rita Auriemma, la professoressa Rita Auriemma, docente universitario dell'Uni Salento, la sua presenza qui in quel di Leporano per un premio che ormai fa parte della storia di Leporano e non solo. La soddisfazione di veder premiato il suo ruolo, perché l'università significa, corrisponde alla crescita dei giovani, a creare davvero le basi per le nuove generazioni. Sì, è proprio così. Tra l'altro l'Università del Salento, come sapete, è un'università radicata nel territorio, che lavora per il territorio. Noi facciamo archeologia pubblica, archeologia per il territorio e per l'ambiente. L'insigne patrimonio sommerso del Salento merita questa attenzione, e io dedico proprio questo premio al mio Dipartimento dei Beni Culturali, alla mia università e soprattutto ai miei studenti, che si sono studenti, anche gli allievi storici che si sono impegnati, ragazzi talentuosi che meritano effettivamente di trovare nella cultura, nel patrimonio, una leva, una risorsa per il loro futuro. Per le sue alte competenze scientifiche che negli anni hanno permesso di raggiungere fama internazionale. Prego. Premia la direttrice
direttrice del Museo Archeologico di Taranto, la dottoressa Eva Degli Innocenti. Congratulazioni, è un riconoscimento di grande prestigio che sicuramente in questo momento si arricchisce anche della vostra presenza. È così, le foto di rito tradizionali che non devono mancare mai, perché poi passeranno alla storia, è proprio il caso di dirlo. E gli applausi. Il dottor Roberto Petriaggi, archeologo subacqueo. Beh, certamente una specialità non comune, ed è giusto omaggiare l'impegno, considerando il patrimonio archeologico di Taranto, patrimonio legato anche e soprattutto al mare. Io sono molto felice di questo premio, è vero, mi sono impegnato gran parte della mia vita nell'ambito subacqueo per i beni culturali sommersi, beni archeologici, e presso l'Istituto Centrale per il Restauro, dove ho lavorato fino al tempo della mia quiescenza, mi sono occupato di restauro di beni sommersi, e una delle cose più interessanti che ho restaurato è stato il satiro di Mazara del Vallo. E poi qui nel territorio pugliese ho seguito diversi progetti, tra cui un intervento in provincia di Taranto a San Pietro in Bevagna, dove ho curato un intervento di valorizzazione dei sarcofagi dell'editto di San Pietro in Bevagna. Poi altri interventi che sarebbe troppo numeroso adesso elencare. Sì, sì. E ora dirigo una attività internazionale da 18 anni di archeologia subacquea, dove raccogliamo contributi di diversi autori internazionali, e sono distribuite in tutto il mondo. Per il lungo e faticoso percorso alternato da soddisfazioni e splendidi risultati che le hanno permesso di coronare il sogno di partecipare alle Olimpiadi di Tokyo del 2020. Abbiamo, buonasera signora, innanzitutto, sì. La mamma di Silvia Severaro, con congratulazioni innanzitutto. Grazie. Perché poi se il figlio va avanti è anche meglio dei genitori, no? Non sia, è vero? Certo. Tutta la sua. Assolutamente sì. Abbiamo un primo messaggio di Silvia, sì. Dove sta? Perché è a Roma per impegni sportivi, insomma, sta preparando gli allenamenti per le Olimpiadi e altre Premier League che sono progettate. Lei gareggia per le Fiamme Oro, c'è cioè la nostra polizia di Stato, per intenderci, no? Veramente ci ha fatto veramente grandi a vederla in quei momenti combattere. Renzo Rubino, noto cantante a livello nazionale, beh, come dire, hai invertito il proverbio, hai capovolto il proverbio Nemo profeta in patria, perché devo dire che sei un'eccellenza del territorio e questa tua eccellenza è riconosciuta dal territorio tarantino, dal territorio ionico in generale, e il premio Satirion è certamente un motivo di orgoglio. È un motivo di orgoglio perché si tratta di un premio legato profondamente alle radici, alla scoperta, alla cultura della nostra terra che è la Puglia, alla protezione anche dell'archeologia marina, quindi un tema che tra l'altro a cui sono molto molto legato. Sono ovviamente talmente fiero di essere di questo territorio che ormai lo vivo da anni, tutti i giorni vivo qui, scrivo qui, faccio festival qui. Il nostro territorio è la tua musa ispiratrice. Musa ispiratrice non solo, perché è piena di fonti di concrete, non solo di ispirazione, ma di persone che poi fanno parte anche del mio staff di lavoro, quindi di persone fantastiche. Thank you.
Antonella Falcioni, presidente della Proloco di Leporano. Beh, questa sera si conclude alla grande l'estate leporanese, e dico alla grande perché il premio Satirion per l'archeologia è davvero un'eccellenza, da una dimensione internazionale a Leporano. Docenti universitari, rappresentanti del mondo dello spettacolo di primissimo livello. L'orgoglio della Proloco di essere vicina a manifestazioni del genere. Sì, questa sera siamo davvero orgogliosi e soddisfatti di essere riusciti a realizzare questa manifestazione, che sicuramente rappresenta il fiore all'occhiello della nostra associazione. È una manifestazione che comunque è impegnativa, per cui c'è dietro un gran lavoro, uno staff non solo della Proloco ma anche di un comitato tecnico-scientifico che collabora. È una manifestazione patrocinata dal comune di Leporano, quindi dulcis in fundo abbiamo l'ultimo evento della rassegna estiva di Leporano, e in questa fase, in questo periodo così precario, io sono contenta perché in rappresentanza della mia Proloco, perché è segnale che la cultura trionfa, riesce a vincere su tutto. Il filo conduttore della manifestazione è l'archeologia subacquea e il mare. Infatti in exequo ci saranno due eminenti personalità dell'archeologia subacquea, Rita Oriemma e Roberto Petriaggi, e poi ci sono dei riconoscimenti che riguardano il territorio, l'eccellenza del territorio, ma tutti con un filo conduttore ben preciso, tipo Cataldo Pierri, che è biologo che si occupa dell'ecosistema del Mar Piccolo, quindi lo studio dell'habitat e degli esseri viventi del nostro mare, e così via. Il premio agli sportivi perché hanno cavalcato l'onda dell'Olimpionica, e Renzo Rubino con il progetto Porto Rubino, che ha cercato di valorizzare la nostra Puglia con i suoi concerti proprio nei porti. Nell'ambito della manifestazione presenteremo la seconda edizione di Cora, Radici nel futuro. È un progetto di archeologia pubblica di valorizzazione del territorio. Quest'anno nell'ambito del Satirio presenteremo il nuovo programma che riguarderà la valorizzazione del patrimonio storico di Leporano, e ci sarà l'istituzione di una borsa di studio che sarà bandita nel corso dell'anno, e presenteremo poi nella 23ª edizione del Satirio per l'archeologia. Che dire, siamo felici e ringrazio l'uscente amministrazione comunale che ha voluto che questa iniziativa si svolgesse nuovamente qui a Leporano, e niente, siamo orgogliosi. E già magari si pensa alla prossima edizione. Si pensa con grande impegno a come organizzare la prossima edizione. Grazie a voi. Antonello Parisi, noto compositore, il ruolo importante della musica, la musica, le dolci note musicali che fanno da sottofondo ad un premio, il Satirion, tanto suggestivo quanto importante, fondamentale sotto l'aspetto culturale, musica e cultura. Assolutamente sì, il ruolo della musica da sempre è stato quello di portare luce sull'umanità, è la colonna sonora della storia dell'umanità, e il connubio tra archeologia e musica è quanto mai, diciamo, appropriato. E questa sera sto avendo anche l'onore e l'opportunità di poter suonare due mie composizioni, e per questo ringrazio assolutamente gli organizzatori, perché hanno creduto appunto assolutamente in un momento in cui tutto sembra essere copia e incolla
senza creatività, hanno creduto invece appunto nella creatività e quindi anche nell'esecuzione di mie due composizioni che farò questa sera. Onore al merito. Ma non lo so, onore al merito, però insomma ci proviamo. Conosciamo la sua esperienza anche extraeuropea dall'altra parte dell'oceano negli Stati Uniti. Beh, io guarda, ti devo dire una cosa, io provo una forte emozione questa sera perché stavo proprio riflettendo sul fatto che quanta cultura abbiamo noi in Italia. A New York, nonostante voglio dire sicuramente si viveva a livelli incredibili dal punto di vista appunto artistico, dal punto di vista anche voglio dire di energia vitale, però in realtà proprio noi siamo la culla della cultura nel mondo, proprio l'Italia, quindi dovremmo crederci un attimino in più in quello che noi abbiamo. Quindi sostenere Satirion con molto calore, con la nostra presenza e con la presenza di questo splendido pubblico, in questa splendida cornice, equivale a rendergli più valore, equivale a rendere il territorio più forte. Quindi siamo molto orgogliosi, io ringrazio i miei colleghi e la proprietà perché mi sono insediato da poco e quindi ho avuto questa fortuna oggi di essere questo sul palco. La dottoressa Eva degli Innocenti, direttrice del Martà, beh, quando parliamo di Satirion per l'archeologia, beh, la presenza della direttrice è dovuta, è indispensabile, è imprescindibile. Certamente una scelta mirata, quella di puntare sull'archeologia legata al mare. Sì, una scelta molto importante, quella di valorizzare al massimo l'archeologia del mare, anche per Saturo e per la Taranto, quindi anche aver creato una sovrintendenza nazionale del patrimonio culturale subacqueo con sede nazionale a Taranto è sicuramente stato un messaggio importante. Adesso il lavoro continua, la decisione del nostro comitato scientifico era di premiare proprio l'archeologia subacquea, testimoniando proprio il suo importante valore per tutto il territorio. Quindi la speranza è che questo serva anche da futuri progetti, anche operativi, che contribuisca anche questa alla rinascita culturale di questo territorio. Il professor Cataldo Pierri, ricercatore del Dipartimento di Biologia presso l'Università degli Studi di Bari, biologia ed archeologia, mare e cultura. Sì, è un connubio importante, soprattutto in un territorio tipo quello pugliese e tarantino, dove di ricchezze archeologiche ce ne sono tante, ma ci sono tante peculiarità, tante emergenze naturalistiche e biologiche anche. È un paese ricco di biodiversità in tutti gli aspetti possibili della biologia. Un territorio da preservare, viste le emergenze ambientali che viviamo. Assolutamente sì, anche perché viviamo un contesto storico, culturale e scientifico particolare. Stiamo scoprendo cose sempre più interessanti in Puglia. Abbiamo ad esempio la popolazione di cavallucci marini più importante del Mediterraneo, insieme a un'altra popolazione presente in Francia. Abbiamo biocostruzioni marine fatte da organismi particolari che realizzano vere e proprie scogliere sommerse che sono uniche nello scenario del Mediterraneo e dobbiamo sì assolutamente fare tutto il possibile per studiare e preservare questa ricchezza naturalistica. Grazie. Buonasera, una correzione giusto perché sono un vicebrigadiere della Guardia di Finanza. Stasera sono onorato nel consegnare questo attestato di prestigio a due colleghi.
Sono veramente emozionato stasera, scusatemi. Sono servitori dello Stato leporanesi. Sono stati premiati perché hanno dedicato una vita lavorativa al servizio delle istituzioni. Colgo l'occasione per ringraziare anche la professoressa Falcioni per la sua magistrale professionalità nel realizzare anche questo evento, ma soprattutto per la dedizione che pone nel promuovere a livello turistico e culturale il nostro territorio. Permettetemi un ringraziamento al maestro, al direttore artistico di questa edizione, Antonio Minelli. Franco D'Avanzo, già assessore del comune di Leporano, la sua presenza qui per rendere omaggio a due rappresentanti dello Stato, destinatari di un riconoscimento speciale. Orgoglioso e soprattutto emozionato nel conferire, nel consegnare un attestato di prestigio a due servitori dello Stato, premiati per la dedizione a una vita lavorativa al servizio delle istituzioni. Sto parlando del sovrintendente capo di coordinamento Capuzzi Mati Cosimo e il primo luogotenente Di Lorenzo Francesco, entrambi leporanesi. La dottoressa Barbara Davide, soprintendente per la soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo. Beh, quello che non emerge, o meglio emerge dopo approfondimenti nelle acque, ha un valore forse ancora più stimolante nella ricerca. È vero, sì. Per noi archeologi studiare i siti sommersi e i resti della storia dell'uomo che vengono ritrovati sott'acqua è oltre che un lavoro, è anche un'emozione, senz'altro. Come si sente qui a Leporano in una realtà per un premio che si sta appunto soffermando molto sullo stretto legame tra mare ed archeologia, ma quando parliamo di mare, d'altronde il mare è l'identità di Taranto. È verissimo, la storia di Taranto è una storia sul mare e per il mare. E come ho detto precedentemente, quest'anno è un anno importantissimo per l'archeologia subacquea perché ricorrono i 20 anni della Convenzione UNESCO per la protezione del patrimonio culturale subacqueo. Proprio il nostro ufficio, la Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo, nasce per promuovere a livello internazionale e a livello nazionale il patrimonio del nostro paese che è conservato sott'acqua o che è stato recuperato dal mare. Laura Masiello, funzionaria della Soprintendenza Nazionale per l'Archeologia, con ovviamente particolare riferimento all'area di Leporano, un territorio che offre tanto dal punto di vista archeologico e ovviamente il Satirion, proprio l'istituzione storica di questo premio, è un atto dovuto a questa immensa ricchezza
ricchezza dal punto di vista culturale e archeologico, ma ci, come dire, ci dia alcuni dettagli, magari anche frutto di ultime ricerche, ultime scoperte, come dire, work in progress, relative appunto al patrimonio di Leporano. Sì. In questo momento l'attività della soprintendenza è concentrata sul, diciamo, restauro conservativo e sulla promozione del parco archeologico, e dove è ripresa anche la campagna di scavi della villa romana, della villa marittima, che prospetta appunto sul mare e che occupa appunto l'intero promontorio tra Saturno e Porto Perrone, e naturalmente queste ricerche arricchiranno il patrimonio, insomma, di studi su questo territorio, che è importantissimo non solo perché è legato alla fondazione di Taranto, ma anche per le fasi di età romana che sono appunto custodite nel parco. Termina qui il nostro Polifemo Eventi relativo al premio Satirion per l'archeologia, ed è l'ultimo appuntamento dell'estate leporanese. Abbiamo seguito molti di questi eventi, una grande partecipazione popolare, un grande interesse non solo della realtà leporanese ma della realtà tarantina, pugliese e nazionale. Ovviamente bisognava chiudere, come dire, alla grande, con la ciliegina sulla torta, quale appunto il Satirion per l'archeologia, davvero una vetrina internazionale. E gli applausi.